Presidente Capraro, si apre ora la possibilità di accedere a mercati nuovi e a mercati sostenibili. Mercati nuovi si affrontano e si conquistano con servizi nuovi. Noi siamo partiti, se vi ricordate, anni fa con il tema del green. Oggi la sostenibilità è partita dal green, ma è molto più ampia. Mercati stranieri, che sono i mercati nuovi per noi, in particolare del nord Europa, in particolare i mercati lontani, hanno la sostenibilità come caratteristica, come esigenza base, e si risponde a questa con strutture sostenibili da tutti i punti di vista, in partenza da quello ambientale, ma anche la certificazione di bilanci, quindi la sostenibilità economica e gestionale, è un aspetto che viene guardato, per cui dobbiamo far fronte a questo rispondendo alle domande che ci fanno i nostri turisti, che sono proprio di questo tipo, strutture sostenibili. E anche accessibili. Il tema dell'accessibilità è un tema legato nel nostro territorio, certo alla prospettiva delle Paralimpiadi, molto importante, ma in realtà è legato a un cambiamento. Tutto è più accessibile, l'abbattimento delle barriere architettoniche ha portato anche questo tipo di mercato nuovo che frequenta di più le nostre strutture e deve trovare necessariamente quel tipo di soluzioni. L'accessibilità è fondamentale, è un mercato nuovo, è un mercato del futuro, ma adeguare le nostre strutture alle richieste dell'accessibilità le porta a rinnovarle per tutti, per cui è un doppio vantaggio. Non possiamo perdere le opportunità che ci sono, in questo caso un bando regionale che consente alle aziende del settore turistico ricettivo di avere dei contributi a fondo perduto fino a 200.000 euro, proprio per intraprendere un percorso di sostenibilità, di innovazione tecnologica, di accessibilità, e che è fondamentale, perché oggi la sostenibilità non è solo una filosofia, una sensibilità personale, ma è anche una normativa. E di conseguenza ci sono degli impegni ben precisi, delle scadenze, ad esempio per quanto riguarda il credito, le banche devono valutare non solo il merito creditizio delle aziende, ma anche il grado di sostenibilità, e le aziende meno sostenibili avranno difficoltà di accesso al credito. Ma oltre a questo, l'importante è considerare il cambiamento del cliente, perché oggi il cliente nelle scelte d'acquisto va a privilegiare le aziende che sono sostenibili per quanto riguarda servizi e prodotti. Quindi attenzione, perché si rischia di uscire dal mercato. Noi non ce lo possiamo permettere, di conseguenza vogliamo essere al fianco di queste imprese, perché riteniamo che il Veneto è una regione bellissima con tante potenzialità, e quindi vogliamo supportare queste aziende nel percorso di crescita, di sviluppo e di sostenibilità.